Bene, concludiamo la parte introduttiva relativa agli insiemi con questa introduzione alla logica. Okay? La parola logica viene dal greco logos, che significa tecnicamente, un sacco di cose, ma tecnicamente ragionamento, ma anche discorso, ma anche pensiero razionale, e nasce proprio, come abbiamo già discusso quando abbiamo parlato di fisica, con la nascita del pensiero razionale, in contrapposizione al mito, cioè il logos è il ragionamento, il pensiero che coinvolge determinate regole di pensiero, cioè come si connettono concetti o espressioni diverse. Pensiero razionale, il pensiero logico. D'accordo? Quindi quali sono le regole del corretto ragionare? L'oggetto, l'ente principale di cui la logica si occupa sono le proposizioni. Questi che vi sto elencando sono termini tecnici, cioè che fanno il gergo, ecco, di questa area della matematica. Le proposizioni sono tutte quelle affermazioni, tutte quelle espressioni che possono essere oggettivamente o vere o false. Ok? E vengono indicate normalmente con delle lettere minuscole. Facciamo un esempio. Oggi piove è una proposizione. Normalmente sono racchiuse tra virgolette. Indichiamola con la lettera P piccola. La proposizione oggi piove, se guardiamo fuori in questo istante, è falsa. Ok? Stamattina presto invece era vera. D'accordo? Consideriamo per esempio invece questa. Il giorno X pioveva. Questa proposizione dipende da una grandezza di cui non conosco il valore. Ok? In questo caso può essere sia vera che falsa a seconda di quanto, di che giorno è. Si chiamano proposizioni aperte e si indica il fatto che dipende da qualcosa di ignoto scrivendolo in questo modo, P tra parentesi X, e si legge P di X. Per sottolineare il fatto che questa proposizione ha un valore che dipende da un'incognita, da una variabile, da una x. Questa proposizione si chiama aperta. Ne faccio un altro esempio. Chiamiamola Q per esempio, per cambiare lettera. Q di x è la proposizione x è pari. Anche questa è aperta, ok? E in questo caso, per esempio, Q di 2 è vera, mentre Q di 3 è falsa. D'accordo? Una proposizione aperta può assumere valori di verità diversi a seconda della grandezza da cui dipende. Ok? Quindi a x posso dare diversi valori e poi calcolo il valore della proposizione. L'insieme dei valori che posso dare a x affinché questa sia o vera o falsa si chiama dominio.
Certo. Cos'è il dominio di una proposizione aperta? Attenzione perché dominio, la parola dominio la troveremo molto spesso. Il dominio di una proposizione aperta è l'insieme dei valori che può assumere la variabile da cui la proposizione dipende affinché sia vera o falsa. Ok? È chiaro che, per esempio, qui non posso mettere al posto di x i giorni della settimana, che non sono né pari né dispari. Ok? X sarà un numero naturale, quindi il dominio sarà n. D'accordo? Il dominio in questo caso coincide con i numeri naturali per la proposizione di prima. E viene di solito si indica con la lettera D. Invece l'insieme di verità di Q di X, normalmente indicato dalla lettera V maiuscola, è l'insieme delle X appartenenti al dominio della proposizione tali che Q di x risulti vera. Ok? Nel nostro caso, per esempio, se Q di x è il numero x è pari, allora l'insieme di verità sarà l'insieme dei numeri pari. 0, 2, 4, 6, eccetera, eccetera. Mentre il dominio è tutto n. D'accordo? Dimmi. Il dominio è l'insieme dei valori Che posso che può assumere. attribuire alla x in modo tale che posso calcolare se Q di x è vera o è falsa. Dimmi. Ma se Q di x è falsa, può fare comunque parte Certo, di x. facciamo così. Q di 7 è falsa, ma 7 fa parte comunque del dominio. Però 7 non fa parte dell'insieme di verità, perché 7 è un numero dispari. Ok? D'accordo? Tutto chiaro? Le proposizioni come questa, x è pari, per esempio, o x è dispari, sono proposizioni, come si dice, atomiche, cioè non possono essere suddivise in proposizioni più semplici. Considerate invece tutto chiaro, considerate questa. Questa proposizione, il numero x è pari e maggiore di 11. Ok? Questa è fatta in realtà di due parti. C'è una prima parte che dice che il numero è pari. C'è una seconda parte, mettiamola in verde, che dice che è maggiore di 11. E in mezzo c'è questa preposizione, che in italiano e nelle varie lingue ha una funzione logica importante, perché connette proposizioni diverse. Questo in termini di logica si chiama un connettivo logico, che corrisponde in realtà a una operazione. Da proposizioni semplici ne costruisci una un po' più complessa. Andiamo ad analizzare un pochino più in dettaglio. Prendiamo la proposizione P di x come x è pari. Q di x
come x, scusate, è maggiore di 11. Allora la frase di prima, questa, diventa p di x e q di x. Sono legati da questo connettivo e che in termini di logica assume questo simbolo, una v rovesciata. Questo si legge e. Ok? Che corrisponde a un'operazione logica. Per definire un'operazione come questa, con questo connettivo, bisogna definire, decidere come si comporta il risultato di questa operazione a seconda di quanto valgono P e Q. Ok? Allora, si dice che si costruisce una tabella di verità. Consideriamo le nostre due proposizioni atomiche, P e Q. E il risultato dell'operazione P e Q. E consideriamo tutte le combinazioni possibili, vero, 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 falso, falso, vero, falso, falso. Ok? L'operazione E, questa col B rovesciato, risulta vera nell'unico caso in cui siano vere entrambe. Quindi qui è vera, in tutti gli altri casi è falsa. Ok? Basta pensare, immaginate che o voglio un numero x che sia simultaneamente sia pari che maggiore di 11. Se fosse 18 sarebbe vera la prima e anche la seconda. In questo caso P di x e Q di x sono vere entrambe, quindi questa la frase P di x e Q di x risulta vera. Ma se invece di avere 18 avessi, che ne so, 6, risulterebbe vera la prima ma falsa la seconda. Quindi 6 non è un numero pari e maggiore di 11. Quella è falsa. Così come se ho, che ne so, 25, è vera la seconda ma è falsa la prima. È 25, quindi non è un numero pari maggiore di 11. È solo maggiore di 11 ma non è pari. Se poi consideriamo ad esempio il numero 3, il numero 3 non è né pari né maggiore di 11, quindi sono false entrambe. Siamo nella terza riga. In questo caso, questa è falsa. Ok? Se sono bene entrambi, la proposizione di P e Q sono... Perfetto, risulta vero P e Q solo se sono vere tutte e due. Ok? Dimmi. Il principio di verità si può anche rappresentare con una lettera diversa, volendo. Il principio di verità si può rappresentare anche con una lettera diversa. In che senso? La V? Normalmente si usa la V, basta però saperlo. Ok? Dimmi, cara. Cosa vuol dire che se uno vera verità? Si legge E, è un connettivo logico. Questo lo leggi con l'espressione E. Ma quindi P e Q sarebbe un numero X e pari, è un numero. Perfetto. P e Q sono due richieste, due proprietà, due affermazioni, due, tecnicamente due proposizioni aperte, che possono essere vere oppure false, a seconda di X. Ok? Posso costruirlo anche con proposizioni non aperte. E l'operazione, il connettivo logico E funziona in questo modo. A seconda delle proposizioni su cui lo costruisco, il risultato, che è rappresentato da questa espressione, può essere vero o falso a seconda dei valori di verità di P e di Q. Facciamo un esempio più semplice, magari senza numeri.
immaginate che P sia la proposizione, che ne so, oggi è domenica e Q sia oggi, che ne so, oggi c'è il sole. La frase P e Q, in italiano la leggeremmo dicendo oggi è domenica e c'è il sole. E risulta vera solo se sono vere entrambe, cioè sia che sia vero il fatto che sia domenica, sia che sia vero il fatto che c'è sole. Per cui se è domenica ma piove, questa frase è falsa. Se è lunedì e c'è il sole, questa frase è falsa. Se è martedì e c'è e piove, questa frase è falsa. Dimmi. Non sono uniti, sono connessi dal E. No, poi, ecco, questa la combinata, questa puoi chiamarla con un altro nome, ad esempio R di X. R come risultato o un'altra cosa. In questo caso R non è più una proposizione atomica perché è scomponibile in due più semplici. Una proposizione atomica è quando non puoi scomporla in altre proposizioni più semplici. Questa non lo è perché è combinazione di P e di Q. D'accordo? Ok? Un altro connettivo, anche questo molto usato, è O. Per esempio, se P di X dice X è pari e Q di X, X è minore di 10, allora la frase, scusate, la frase, chiamiamola R, X è pari o minore di 10, è ottenuta usando questo connettivo O, il cui simbolo logico è una V. Quindi è P di X o V di o Q di X. Quindi R risulta vera se è vera la prima frase oppure la seconda. Qual è la sua tabella di verità? È la seguente. Qui abbiamo P, qui abbiamo Q, scusate, l'ho fatta un po' troppo grossa, ecco. E qui c'è P oppure Q. Vera, 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 falsa, falsa, vera, falsa, falsa. P o Q risulta vera in tutti i casi, tranne quando sono false entrambe. Dimmi, X è pari o minore di 10. Scrivo un poco meglio, aspetta, perché io ahimè scrivo un po' male. Minore di 10, cioè così. Ok? Quindi per esempio se ho il numero, che ne so, 8, per 8 è vera la prima che è pari, è vera la seconda perché è minore di 10, quindi sono vere tutte e due, quindi P o Q è vera. Ok? Se ho, che ne so, 5, okay, è falsa la prima, 5 non è pari, però è vero che è minore di 10, quindi P o Q è vera. Ok?
Se però ho, che ne so, 15, 15 non è pari, non è minore di 10, quindi la frase P o Q è falsa. D'accordo? È un altro connettivo, dimmi. Sì, certo. Ancora? Il risultato. Quindi R lo otteniamo come P o Q. D'accordo? È tutto chiaro? Dimmi. Connettivi. Con i connettivi mettono insieme proporzioni diverse per crearne uno un pochettino più articolato, più complesso se vuoi. Sono come le operazioni. Ce n'è un'altra operazione piuttosto semplice, forse era meglio cominciare con questa, che è la negazione. Cioè il non. E si indica con la barra sopra. Se ho la proporzione P, la negazione è non P. Quindi se la tabella di verità è molto semplice, se qui ho P, il risultato di non P, se P è vera, non P è falsa, se questa è falsa, questa è vera. Tecnicamente sarebbe, che ne so, se P è la giornata, oggi è domenica. Non P è oggi, non è domenica. Ok? Sì, c'è. Quindi però si indica proprio Sì, qui ci metto la barra sopra. Questa invece che essere, che connettere due proporzioni diverse, opera su una sola. Domande? Attenzione. Prendiamo l'esempio che avevamo visto prima. Supponiamo che P di x sia x è pari e Q di x sia, che ne so, x è minore di 11. Se costruisco la frase P di x e Q di x, questa corrisponde a quale proposizione? X è pari e minore di 11. Ok? Attenzione, quale frase invece corrisponde alla negazione di questa? Questa corrisponde alla frase x non è pari, scusate, scrivo un poco meglio, non è pari, oppure non è minore di 11, cioè la negazione di P oppure la negazione di Q. Attenzione, l'effetto della negazione sul connettivo E è produrre il connettivo O. È abbastanza facile rendersene conto, perché se prendo l'insieme di verità di P e Q, ho
l'insieme dei valori che rende vera la prima e anche la seconda. D'accordo? Ma la sua negazione sarà l'insieme dei valori per cui è falsa P oppure quelli per cui è falsa Q. Mi spiego meglio. È pari oppure. L'oppure è il nostro, cioè la nel linguaggio logico è la O. Ok? In realtà in logica ci sono due O, c'è questo O e c'è l'auto, l'O esclusivo, ok? Per cui l'O era falso se sono vere entrambe, l'auto esclusivo. Mi spiego meglio, se dico questa sera o, che ne so, alle 8 o vado a cena a casa o vado a cena al ristorante, è chiaro che non possono essere vere entrambe, perché se ceno a casa non ceno al ristorante e viceversa. Questo è un O esclusivo. Il linguaggio italiano ha un solo O, mentre per esempio il latino ne ha due. Cioè, ci sono due modi di dire O, il vel inclusivo, l'O inclusivo che si chiama vel, o l'O esclusivo che si chiama aut. Mentre in italiano c'è solo O. In logica il vel, lo esclusivo, scusate, si indica con la B, con la puntina sopra. E questo prende il nome di O esclusivo. La sua tabella di verità è la seguente. P, Q e P, out, Q. Vero, vero, questo risulta falso. Vero, falso, questo è vero. Falso, vero, è vero. Scusate, vero. Fatemi scrivere un po' meglio, come si capisce. E falso, falso, è falso. Cioè l'out risulta vero solo nel caso che una delle due proposizioni sia vera e l'altra no. Okay. Iniziamo, ma ce la facciamo. Tutto chiaro? Certo. Un'altra connettiva importante è il seguente. E lo vedremo molto spesso, perché soprattutto quando lavoreremo in geometria, è l'implicazione. Immaginate questa frase. P di x è la frase x è multiplo di 4 e Q di x, x è pari le due proposizioni possono essere connesse in questo modo. Se P di x, allora Q di x con la freccina. Questa si legge se, allora. Quindi usando le nostre due P di x, questa frase
R di X si scrive in questo modo. Se X è multiplo di 4, allora è pari è una implicazione. Tutti i teoremi hanno questa struttura logica. Questo è un fatto importante. C'è un'affermazione da cui si parte e se ne deduce un'altra. La prima prende il nome di ipotesi, la seconda di tesi. Qui è molto semplice, ok? Ma dimostrare un teorema significa concatenare una serie di ragionamenti logici, per cui da questa affermazione possiamo dedurre questa. Come funziona questo connettivo? Ha una struttura piuttosto particolare. Prendiamo le nostre due frasi P e Q. P implica Q. Allora, se P è vera e Q è vera, P implica Q è vera. Ok? D'accordo? Tuttavia, Q potrebbe essere vera anche se P è falsa. C'è un numero pari che non è multiplo di 4. 6, ok, non è multiplo di 4, ma è pari. Se invece P è vera e Q è falsa, questa espressione è falsa. Se è falsa la prima e falsa la seconda, questa risulta vera. Se un numero non è multiplo di 4, non è pari. Ok? D'accordo? Attenzione all'inverso, se si inverte P e Q, che di solito prende il nome di teorema inverso. Se è vera questa espressione, non è detto che sia vera la sua inversa. Ok? La variante di questa è l'equivalenza logica. Che prende questo simbolo. P equivale a Q. Oppure coimplica, si chiama anche coimplicazione. Dimmi. Sì, certo, scusami. La coimplicazione equivalenza logica significa che quando è vero P è vero Q e viceversa. Ok? Quindi la sua tabella di verità funziona in questo modo, questo è P, questo è Q e questo è P, coimplica Q. Se è vera prima e vera la seconda, questa è vera, se sono falsa una o falsa l'altra, questa è falsa. Finisco subito, guarda. Bene qui. Domande? Facciamo un esempio. Supponiamo che P sia
Il triangolo si riferisce con un triangolo, per esempio, è equilatero. E Q, il triangolo, ha tutti gli angoli interni della stessa ampiezza. Qui vale proprio P, è equivalente a Q. Questo è un teorema che vedremo a suo tempo. Un triangolo che abbia tutti i lati della stessa ampiezza, della stessa lunghezza, è equilatero, ha anche tutti gli angoli della stessa ampiezza, e viceversa. Un triangolo che ha tutti gli angoli della stessa ampiezza è anche equilatero. Ok. D'accordo? Ultime due cose che vi dico velocemente, perché sta per suonare. Abbiamo visto i connettori, vediamo anche i quantificatori. Quando ho una proporzione aperta, il quantificatore mi dice in quali casi è vero e in quali casi no. Posso avere questa espressione, questo simbolo logico, che si legge tutti, oppure qualunque. Per esempio, tutti i numeri positivi no, questo è troppo facile, ne volevo un'altra. Tutti i numeri maggiori di 5. Questa espressione si può scrivere con qualunque x tale che x sia maggiore di 5. Tutti i numeri, mettiamo, naturali. Allora questa la modifichiamo in questo modo. Ok? Qualunque x tale che sia maggiore di 5, eccetera, eccetera. D'accordo? Oppure il quantificatore esistenziale è una E rovesciata, esiste. Per esempio, esiste un numero naturale tale che il suo quadrato sia 9. Ce n'è uno. Ok? Si dice esiste. Oppure c'è un altro, questo altro simbolo, esiste quel punto esclamativo, esiste unico. Ok, e un altro esempio, non mi viene in mente nessun esempio. E poi c'è la negazione, scusate, questo è non esiste. Per esempio, non esiste nessun naturale tale che il suo quadrato sia meno 5. Non ce n'è neanche uno.
oppure ancora qualunque numero naturale è maggiore di 0, maggiore o uguale a 0. Questo non viene definito assioma? No, questo si dimostra in base alle proprietà del quadrato, scusami. Ok? Quindi connettivi e quantificatori, quantificatore universale ed esistenziale, che ci servono per costruire le frasi della logica che utilizzeremo in futuro. Ok, per oggi ci fermiamo qui.